uomo può avere molti titoli: marito, padre, architetto, ma un nome proprio come Claudio. In maniera analoga, Dio ha molti titoli appropriati: onnipotente, creatore e signore, ma ha anche un nome proprio, diverso da quello di qualsiasi altro Dio. Tale nome è Geova. In italiano, il nome di Dio viene reso nella forma Geova. Un'altra resa è Yahweh. Prima di tutto, chiariamo perché usiamo la pronuncia Geova. Forse perché è la pronuncia più simile a quella originale? No. Usiamo il nome Geova perché è ampiamente attestato. È vero, alcuni studiosi preferirebbero la forma Yahweh invece che Jehovah. Uno di questi fu Joseph Rotherham. Nella sua Rotherham Emphasized Bible, una traduzione letterale del 1902, aveva usato il nome di Dio, ma aveva preferito la forma Yahweh. Tuttavia, solo pochi anni dopo, nel 1911, nella sua pubblicazione Studi sui Salmi, tornò alla forma Geova. Perché? Continuava a ritenere che Yahweh fosse una pronuncia più accurata, ma usò la forma Geova, come lui stesso disse, a motivo dell'utilità di non discostarsi dalla forma più nota all'occhio e all'orecchio del pubblico in una questione come questa, dove la cosa principale è che il nome divino venga riconosciuto con facilità. In altre parole, in inglese il nome Jehovah era più usato. Il momento che dice che il nome di Dio sarebbe Geova. Non c'è niente di più sbagliato, perché Yahweh è, si scrive così, no? Yahweh. E senza le proprie vocali. Yahweh è l'effettivo nome di Dio. Ma da dove viene questo Geova? Siccome gli ebrei non volevano che si pronunciasse il nome di Dio, hanno escogitato un sistema. Quando loro arrivavano a leggere questo nome, invece di leggere Yahweh, che non si poteva pronunciare, leggevano Adonai, che vuol dire Signore. Gli ebrei lo sapevano. Ma se un non ebreo fosse arrivato là, si sono domandati gli ebrei, se un non ebreo fosse arrivato a leggere sta cosa, avrebbe letto Yahweh, perché lui non lo sa che bisogna leggere Adonai, allora legge Yahweh. Allora diciamo, escogitiamo un sistema per non fargli pronunciare il nome di Dio. Hanno messo le vocali di Adonai, che loro, la loro pronuncia effettiva, sulle consonanti di Yahweh. Loro il testo non lo potevano assolutamente toccare, guai, non potevano cambiare, togliere Yahweh. In certi documenti antichi hanno scritto in lingua fenicia antica, così nessuno poteva sapere, ma in generale hanno lasciato il testo così com'è e hanno messo le vocali di Adonai. Adonai aveva una vocale, una semivocale fatta così, che nel caso della Yod invece non è accettabile, e bisogna lasciare questo qui, per cui è venuto questo che si chiama Sheva. E poi E O A, le vocali di Adonai, E O A, Adonai, A O A, che poi questa A è diventata E, ve l'ho spiegato, per un fenomeno fonetico. Allora, Eoa, risultato Jehova, da cui viene Geova. Allora, che cos'è Geova? È il nome di Dio? È proprio il contrario.
Cioè, è il nome che gli ebrei hanno inventato per non far pronunciare il nome di Dio. È interessante questo fatto. Allora, anche questo dimostra che la Bibbia è sempre chiara, perfetta e meravigliosa. Questo nome Geova non esiste, è proprio il contrario. Sarebbe come dire, prendiamo l'italiano eterno, Yahweh viene tradotto di solito con eterno, e Adonai con Signore. Prendiamo le consonanti di eterno, TRN, le vocali di Signore, I, O, E, come hanno fatto gli ebrei, e viene fuori Tirone. Tirone, che cosa vuol dire Tirone? Non vuol dire niente, non vuol dire né Signore né Eterno. Le consonanti di Eterno e le vocali di Signore. Esattamente questo è il nome Geova. Le consonanti di Yahweh, le vocali di Adonai. Il nome Geova in sé è un non senso, non esiste. E invece questi dicono che è il nome di Dio.